E benvenuti a tutti a questo appuntamento della cucina dell'estate. Siamo qui con il noto volto televisivo e lo chef Alessandro Circello che chiude in bellezza la nostra rassegna, appunto dedicata ai piatti freschi e ricchi di nutrienti che ci fanno bene per la nostra estate. Siamo qui al quarto piano di WeGill nella nuova aula che è stata recentemente inaugurata e che dall'autunno darà vita a un programma ricco di attività formative. Ma non voglio rubare altro tempo perché so che ci sono tantissime persone che stanno seguendo sia qui in aula, naturalmente sempre tenendo rigorosamente le distanze e quindi osservando le norme di sicurezza, ma soprattutto ci stanno seguendo nella diretta Facebook su Roma in Campagna e credo anche dalla tua pagina. Allora, Alessandro, che cosa ci proponi? Grazie Valentina, beh, oggi siamo venuti in questa bella scuola, in questo bel centro formativo per fare una ricetta con gli ingredienti del Lazio. Quindi ho messo insieme l'orzo perlato, che alla fine l'orzo perlato, il farro, rientra in quegli antichi e in questo caso lo cuocio a modo di risotto, quindi lo andrò a fare mantecare in casseruola con un risotto associato con delle zucchine, dei fiori di zucca, della scorza di limone, chiaramente non tratta da biologico, e dei pomodorini. Utilizzerò poi un brodo particolare, quindi nella preparazione. C'è il pecorino romano DOP e l'olio extravergine d'oliva del Sabina DOP, quindi altro elemento del Lazio, quindi che utilizzerò in cottura. E poi abbiamo tante persone che cucinano, quindi andiamo a cucinare insieme. Assolutamente, sono qui ansiosi di seguire anche i tuoi consigli e i tuoi suggerimenti. Tra l'altro, devo dirti, stai svelando anche a me in diretta gli ingredienti che hai messo in questa mystery box, perché hai tenuto rigorosamente segreto fino all'ultimo momento il contenuto che era un po' a sorpresa e ci hai stupito con tanti prodotti veramente delle filiere più importanti del nostro territorio, la filiera ortofrutticola con i prodotti che hai descritto, la filiera lattiero-casearia col pecorino romano DOP prodotto nel Lazio, che è un'altra grande eccellenza, una delle prime DOP del territorio. Allora, l'orzo perlato, ti posso fare subito io una Certo. domanda? Cosa significa orzo perlato? Perché hai scelto proprio questa materia prima? Beh, diciamo un ingrediente antico, un po' come tanti altri legumi e cereali. I legumi e cereali nella norma si utilizzano poco, basti pensare alla ciceria, ai fagioli, né tantissime più diversità di fagioli anche che abbiamo nel Lazio. Si utilizzano poco, costano poco, ma soprattutto per mangiare sano e bene, e in Italia è facile perché abbiamo i migliori prodotti che il mondo ci invidia. Vado a cuocere con la tecnica del risotto, quindi l'ho lasciato a mollo in acqua fredda per almeno un'ora. Dopodiché, una volta diciamo lasciato a mollo, elimino l'acqua fredda e lo tosto in casseruola con del pochissimo olio extravergine di oliva. Quindi Benissimo. una volta, l'importante è tostarlo per lo stesso principio del riso, poi facciamo così evaporare la poca acqua che rimane. Il fatto che sia perlato, quindi che sia libero Dalla dalla prima parte perla, esatto, esatto. dalla crusca e dal germe, dal primo e dal secondo strato, consente una maggiore velocità in cottura e penso anche una migliore Una migliore digeribilità e digeribilità. soprattutto una migliore in velocità in cottura. Possiamo farlo, è chiaro che ci vuole molto più tempo di un riso. Il riso lo mettiamo su in 15 minuti, qui il tempo di cottura è almeno di 30, più una messa a mollo di un'ora. In questo momento sto utilizzando delle piastre induzione. Quindi il tempo è molto più breve. Io nel frattempo gli illustro un po' tutti gli Assolutamente, ingredienti, sì. perché adesso faccio questa preparazione. Loro volendo possono farla in diretta, quindi possiamo fare anche passaggio per passaggio. Se volete poi avete già dell'orzo perlato lì al centro, abbiamo messo tutte le distanze, ci sono Possono 2 kg andare a di orzo prendere gli perlato che ingredienti lì. man mano possono dividersi. Io l'ho già messo a mollo in acqua fredda, l'orzo perlato. Quello lo potete mettere nella padella con un po' d'olio, quindi soltanto orzo perlato e olio, e incominciate a tostarlo con l'apposita padella. Lo girate man mano
con queste cucchiaielle che sono di plastica, no? Secondo la normativa è sempre a legno, ma è plastica. E man mano lo portiamo avanti in cottura. Io ho preparato io un brodo al caffè, ho usato un ingrediente, ho usato i chicchi di caffè e la polvere di caffè, quindi ho fatto un brodo. Cioè, praticamente, no, no, spiegami, Allora, i chicchi di questo l'hai caffè che lasciato in vengono in infusione, infusione, quindi ho preparato come un brodo, un po' come una tisana, adesso vanno di moda le tisane fredde, quindi ho bene. lasciato i chicchi di caffè in fermentazione in acqua fredda, con un po' di caffè in purezza, e prendendo questo caffè parzialmente crudo, quindi caffè non tostato, quindi il Benissimo. caffè non tostato ti dà questo effetto che sembra quasi un'oliva di Caela, di Sì, Ipre, è vero, stavo e dicendo, quindi ti ecco, dà quindi. questo effetto del caffè non tostato. Io ho preparato un brodo in infusione. Quanto tempo? Questo va lasciato in acqua fredda per almeno un'ora, poi subito dopo Ok. va riscaldato e una volta riscaldato otteniamo l'infuso. Ottenuto l'infuso, che succede? Succede che lo mettiamo a microonde in acqua calda e facciamo un po' come una tisana. Dopodiché lo facciamo raffreddare, se lo vogliamo bere come bevanda rigenerante per questo momento, dato che ci sono i 40 gradi un po' in tutta Italia, oppure io lo uso caldo e lo utilizzo come elemento di cottura per questo orzo perlato. Quindi aiuta un pochino, La ecco. digestione, questo brodo di caffè, tisana di caffè, è un elemento digestivo e antisettico, depurativo. Ecco il perché utilizzo questo elemento. Io l'ho preparato, ecco qui, lo sto aggiungendo man Man mano mano, cioè man mano che cuoce. durante la cottura. Ma questo poi allora possiamo anche passarlo Sì, a questo è loro, già per voi. quindi Io ho glielo preparato, possiamo, grazie. allora Sì, anche questo qui c'è già la posso cassa aiutarti, volatore, quindi grazie. vado ad avvicinare. Ecco, lo Avete il metto brodo e qui. il secondo brodo, già in padella, non è più caldo. Ah, ecco, benissimo. Comunque credo che ce ne sia già abbastanza qua. Mina, se puoi, per favore. Grazie. Quanto basta? Si regolano mano a mano nel versarlo nella padella per aiutarli nella cottura dell'orzo. Perfetto, quindi mi pare che siamo avviati in questa prima fase. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è una crema di zucchine. Io ho già Sì. preparato in anticipo. Questa te Grazie. la Lascio pure prendo, di qua. posso metterla qua? E quindi delle zucchine semplicemente cotte in casseruola con un po' di acqua e poi le ho frullate con un po' d'olio extravergine d'oliva e sale. Quindi anche questa parte della crema di zucchine l'andrò a mettere adesso a metà cottura. Il tempo di cottura è di 30 minuti dell'orzo. Con la tecnologia dell'induzione riusciamo sicuramente a È più velocizzare i veloce, tempi di cottura di una ecco, buona percentuale. benissimo. Ecco. Io La nel frattempo. zucchina è un ortaggio che è veramente versatile, che possiamo usare tanto, vero La zucchina è un Alessandro? elemento importante, polivalente, che possiamo utilizzare durante, poi in questa stagione le abbiamo ancora le zucchine. Io prendo una piccola parte di scorza di limone, prendo Sì. soltanto la parte esterna, possiamo farlo con un coltellino affilato o con un pelapatate in modo da non mandare all'interno la parte bianca che è molto acida, e poi realizzo una fine julienne, quindi faccio dei piccoli filamenti di scorza di Naturalmente, limone biologico non ecco, trattato. stavo proprio per chiederti quello, Alessandro, Sì, quando utilizziamo la biologico scorza e. dell'arancio, degli agrumi, dei pompelmi, del mandarino, dobbiamo utilizzare sempre queste non trattate. Benissimo. Quindi faccio una piccola julienne. Profumatissimo, lo sento fin da qua. Ecco qua. Io porto avanti la cottura, Sì. chiaramente alziamo al massimo la cottura dell'orzo perlato. Adesso subito dopo aggiungiamo questa crema di zucchine. Nel Lazio abbiamo tante biodiversità, 30 di biodiversità di zucchine, come ne abbiamo più di 20 di biodiversità di pomodori, della zona di Latina, di Fondi, ma anche del Frusinate. Allora, nel frattempo io ho dorato in padella dei pomodorini e li ho canditi. Cosa vuol dire? Possiamo farli sia in forno
anche in padella, ho messo della scorza di agrumi, dell'olio, del sale, un po' di zucchero e ne ho appassiti, quindi sarà l'elemento finale della ricetta. E infine i fiori di zucca, questi li ho semplicemente lavati, li lascio crudi perché in questo modo andiamo a prediligere tutte le vitamine e i sali minerali di questo elemento importante che si trova anche nelle zucchine romanesche. Sì, è un classico il fiore. A fettine e poi li metto alla fine a crudo sull'orzo perlato in modo da preservare sia il colore che la caratteristica nutrizionale dei fiori di zucca stessi. Tra l'altro posso dirti che anche cromaticamente hai scelto degli accostamenti veramente meravigliosi, il rosso, il verde, il giallo, tutti i colori, vedete quanto è coerente, no? La natura, sono tutti ortaggi e prodotti stagionali, ma anche i colori ci rappresentano, no? Idealmente la tavolozza dei colori estivi, no? È vero. Ti volevo chiedere, i pomodorini quindi li lasci con tutta la pelle? Sì, si può lasciare il picciolo come elemento decorativo, si può togliere, è una cosa facoltativa che possiamo tranquillamente. Io vado ad aggiungere alla cottura dell'orzo perlato queste zucchine che ho cotto in anticipo, le ho frullate, la nostra cottura se la togliamo e portiamo avanti la cottura in modo da ottenere questo risotto di questo colore verde intenso. Ah, ecco, io da qui non vedo, ma magari possiamo leggermente inclinare la pentola. Esatto, alla telecamera riusciamo, noi qui abbiamo anche la telecamera fissa senza operatore proprio per garantire che non abbiamo nessuno nelle vicinanze, quindi stiamo rigorosamente attenti alle distanze. Ecco però che la telecamera non ha chiaramente la flessibilità della gestione manuale di un operatore. Allora. Quanto basta per diluire? Quanto basta? Sì, mi chiedevano quanta di quell'infuso di caffè. Ah, no, un po' come il brodo, Quanto basta? Non ci sono indicazioni. Mi sono permessa di darla io al tuo posto proprio perché era un quanto basta. Sì, sì. Ecco, non avrei usato sostituirmi a Il brodo. Chiaramente poi cambia anche in base a quanto l'abbiamo idratato l'orzo perlato, no? Certo. Se più l'abbiamo lasciato un'ora a mollo, mezz'ora, due ore, e quindi poi anche in base alla cottura l'orzo perlato va cotto ovviamente il giusto, il risotto ce lo facciamo al dente è anche più digeribile, un po' come la pasta al dente è più digeribile, impatta meno sull'indice glicemico. In questo caso ci siamo quasi con la cottura. Perfetto. Quindi io ho il pecorino che andrò a mantecare. Il pecorino lo mando dopo, mantecato al momento. Un'altra idea è farlo anche freddo. Se questo ci rimane, lo mettiamo in un tortino. Sì. E adesso non abbiamo il tempo di devolare in diretta. Ci rimane, facciamo un bel tortino con un semplice coppa pasta, tipo questo, e prepariamo dei tortini per la sera, per il giorno dopo. Quindi un'idea di orzo perlato freddo mangiato nel coppa pasta, magari facciamo un picnic all'aperto, ce lo portiamo al mare in qualche modo diverso. Basta utilizzare uno strumento come questo. Senti, il pecorino romano naturalmente è prodotto nel Lazio perché diciamo questa è una DOP. Noi acquistiamo pecorino romano DOP. Sì. Chiaramente poi ci sono tante aree di produzione. Sì, c'è l'area di Grosseto, la Sardegna, naturalmente ognuno però ha delle caratteristiche peculiari in funzione del territorio dove avviene l'allevamento degli ovini e quindi è chiaro che un prodotto caseario risente dell'ambiente e diciamo come caratteristica forse se dovessimo trovare delle differenze il pecorino romano DOP prodotto nel Lazio forse ha una sapidità leggermente inferiore agli altri, vero? Un po' più meno sapidità e poi si riconosce dalla crosta nera, da questa crosta nera che caratterizza il pecorino romano. È buono tutto l'anno, non va mangiato solo il primo maggio con le fame, il pecorino. Il pecorino romano è simbolo della cacio e pepe, simbolo della carbonara, simbolo della maneciana,
di piatti famosi nel mondo che devono essere mangiati così. Cioè, capisco il guanciale perché è di altra regione, per carità, però se in questi tre piatti simbolo c'è cioè il pecorino, non possiamo mettere un'altra tipologia di prodotto, non metterlo proprio lì. E magari una piccola porzione, invece di mangiare 120 grammi di pasta secca, mangiamocene 70 grammi, però mangiamocene come deve essere fatto. Questo deve essere un'idea anche per aiutare il territorio, i produttori, e mangiare italiano, perché in questo momento mangiare italiano è importante, che aiutiamo gli agricoltori, i produttori, specialmente dopo questo grave periodo che, diciamo, di crisi economica che il Covid ci ha portato, e speriamo in una ripresa dell'anno prossimo, speriamo che ci siano degli aiuti importanti da parte di tutte le istituzioni in questo modo. Giustamente, non solo nell'arco dell'anno, ma anche per tutto l'anno. Anche per l'anno prossimo. È vero, importante. Noi tanti anni fa ci siamo conosciuti durante lo show che tu hai diretto al Vinitaly, alla Fiera del Vino di Verona. Sì, e lì è una fiera importante, ma tutte le fiere sono state sospese. Quindi l'anno che verrà, il prossimo 2021, chissà come l'economia italiana, che c'è dall'altra parte del mondo, i compratori, i turisti che arriveranno in Italia, chissà se torneranno in Italia e si sentono sicuri, se ci sarà anche una comunicazione, deve essere da parte del paese Italia, dall'altra parte del mondo, che devono mangiare sano, mangiare italiano, e speriamo che tornano per comprare i nostri vini, i nostri oli, i nostri prodotti agroalimentari, perché dall'altra parte del mondo, anche nei paesi ricchissimi, quindi parliamo degli Emiri Arabi, in Russia, in America, in Cina, in Giappone, la clientela che vuole stare bene, che vuole vivere bene, mangia italiano. E devo dire, in questo periodo di lockdown e anche in questo momento in cui comunque gli spostamenti internazionali sono limitati, l'e-commerce ci dà comunque una grande mano. Le nostre aziende agricole, produttrici, si sono immediatamente adeguate, anche hanno implementato anche questo canale commerciale, e questo dobbiamo dire che sono imprese che riescono anche a fronteggiare un po' tutte le situazioni al meglio. E sempre, io credo che una parentesi l'hai aperta tu citando la difficoltà del periodo del lockdown e quello che ha rappresentato, credo che sempre dobbiamo ringraziare le imprese produttrici, le imprese artigiane, del commercio, comunque tutta la filiera agroalimentare, per la prova che ha dato di responsabilità, di attenzione verso chiaramente tutti noi. Se non ci sono state tensioni sociali, è stato perché tante persone sono andate a lavorare malgrado tutto, nonostante tutto, con turni massacranti per far arrivare sulle nostre tavole queste eccellenze. È vero, sempre in prima linea. E poi, come abbiamo detto, mangiare italiano alla fine costa la metà, mangiare di stagione ancora meglio, perché mangiare di stagione costa ancora meno. Mangiare le fragole adesso, comunque le ciliegie, le albicocche, le troviamo ancora di stagione, prenderle a dicembre, arrivano dall'altra parte del mondo, costano il doppio, e quindi magari d'inverno se le trovate al mercato, al supermercato, le ciliegie, le albicocche, lasciamo le marcine sugli scaffali, scegliamo italiano e prendiamo il prodotto di stagione. Io l'impiatto, non so quanti minuti abbiamo ancora. Sì, se mi date il tempo, quanto tempo abbiamo ancora, mi fate un segnale. Io incomincio. Benissimo, abbiamo tranquillamente tempo. Ecco, io incomincio a impiattare, ho messo un po' d'olio, lo aggiungo ancora un po' che credo a crudo. Possa andare bene, a crudo, certo. Ne possiamo mettere. Valorizziamo ancora di più la nostra ricetta, quindi questo io lo schiaccio leggermente per dare, faccio vedere anche ai bravissimi futuri, tutti possono cucinare, quindi tutti possono stare in cucina e fare una bella ricetta. Come va la cottura? Vedo che va tutto bene, sta a buon punto, sì. Faccio vedere un po' l'impianto. A questo punto mettiamo il fiore. Io l'idea di mettere dei fiori di zucca, quindi leggermente tagliuzzati, crudi, proprio per farli un po' come i gamberi rossi, insomma, di moda, ma è sempre stato così anche nella tradizione siciliana, mettere i gamberi rossi crudi, sgusciati completamente, privi del budello, messi su degli spaghetti, un risotto, una fragola mantecata, in questo modo con il calore migliora ancora di più il profumo, e mantengono intatte tutte
le loro caratteristiche. Sì, sì, io proprio nel primo appuntamento infatti abbiamo fatto una cosa con Gobetto di Anzio, col gambero Gobetto di Anzio, quindi era esattamente... Io aggiungo il pomodoro candito e la scorza di limone, che dà questo senso di aroma, di freschezza. Un piatto molto semplice, e poi qui il pecorino l'ho messo un po' in mantecata, decidete voi poi se aggiungerlo o meno. Questa è l'idea, quindi un orzo perlato mantecato con le zucchine, i fiori di zucca messi alla fine, la scorza di limone biologico, sempre quando usate gli agrumi a crudo non trattati, e il pomodoro candito che possiamo mettere o non mettere, quindi abbiamo un po', un po' tutti i colori dell'estate sul piatto. Penso che le ricette sono a buon punto, io sento già tutti i profumi, gli odori, sì, ho aggiunto questi baccelli di caffè, quindi un po' la parte del chicco crudo, perché ci dà una buona fonte di vitamine, specialmente con questo caldo è molto rigenerante, quindi utilizzare verdure, estratti, centrifugati, evitare magari tante bibite troppo gassate, troppi zuccheri, ma prendere le cose naturali. Tu stai dando una serie di consigli che devo dire preziosissimi, che del resto hai trasferito anche in tanti tuoi volumi, so che hai pubblicato anche dei libri di ricette e di consigli anche per i più piccini, quindi questa attenzione alle bevande gassate, a questa freschezza e semplicità degli ingredienti, cose poco elaborate, riesci anche a farli comprendere ai più piccoli? Beh, ho fatto un paio d'anni di programmi per Rai Gulp, che è un canale drammatico della Rai per i ragazzi, con dei libri, e lì chiaramente era il periodo di Expo Milano 2015, e quindi si cercava di trasmettere, anche di venire in Expo e di fare tante iniziative a quell'ora con Rai Expo ai più giovani, far capire che dobbiamo mangiare sano fin da piccoli, mangiare a colori era un'altra idea di quel momento, ma è attuale adesso e penso lo sarà per sempre. Che vuol dire mangiare a colori? Noi durante la giornata dovremo mangiare 5 colori di frutta e verdura, che vuol dire il rosso, quindi durante l'anno abbiamo sempre degli elementi rossi di stagione. Adesso estate, di rosso abbiamo il pomodoro, abbiamo l'anguria come rosso, elementi gialli, quindi l'altro elemento è il giallo, quindi in questo momento c'è, per dire di giallo, il limone di Sorrento, di Amalfi, sono elementi tipici di questa stagione, ma tanti altri elementi sempre in linea con questa stagione gialle. Poi il verde ovviamente abbiamo in questo momento le zucchine, abbiamo anche delle cicorie selvatiche, quindi il verde, il giallo, il rosso, il blu e la parte delle verdure nere, un po' come le melanzane, e il blu dei mirtilli. E poi abbiamo il bianco, quindi il bianco d'inverno abbiamo i cavolfiori bianchi, tutta la parte dei crucifere. D'estate abbiamo tante cipolle, alcuni agli, quindi nell'arco della giornata dovremmo mangiare questi 5 colori tra frutta e verdura, quindi tra prima colazione, pranzo e cena. In questo modo assimiliamo un po' tutte le vitamine della giornata, e adesso è più facile perché d'estate abbiamo tanta frutta e verdura buona, alcune un po' più zuccherina, è chiaro che come sempre non è che ci possiamo mangiare 15 albicocche o 20 pesche per cena, perché avremo altre problematiche di assorbimento di troppi zuccheri e problemi digestivi, però può essere un sano modo di affrontare la giornata e un po' un sano e corretto stile di vita. Questo era per i giovani, magari con tante ricette messe in uno steak al posto del gelato croccante, che abbiamo fatto tante ricette con il merluzzo tritato e il riso soffiato. Il riso soffiato e il merluzzo, perché dei giovani non mangiano il pesce, nemmeno le verdure. E quindi vanno presentate in un modo diverso, con delle consistenze diverse, ecco perché magari gli piacciono le patate fritte. Ben venga la patata fritta italiana, del Lazio, di Lodessa, di Viterbo, ce ne sono tante, con un olio extravergine di oliva italiano, quindi anche quando scegliamo l'olio che ci sia scritto 100% italiano, perché qui se mettiamo la bandiera dell'Italia o il Colosseo non vuol dire niente purtroppo in Italia, ci deve essere scritto 100% italiano, se no, se tutto va bene europeo, se no può arrivare anche oltre. E quindi abbiamo questi prodotti che il mondo ci invidia e noi dobbiamo cercare di mettere in mezzo. Mi sono dimenticato, qui per emozione, non ho bagnato col vino bianco.
però ho questo usato un può vino del essere Lazio. Un vino del Lazio, è necessario questo vino anche il vino, in vino della tostatura è come il riso, quindi quando si dora con un po' d'olio il riso, in questo caso l'orzo, si va a sfumare con un vino bianco, in questo caso 100% Lazio. E io non ho sfumato, magari raffreddiamolo bene questo vino bianco o un rosato che ho messo lì e abbiniamolo a questa ricetta che sta bene, questo Sauvignon. Quindi non confligge col caffè, perché tu già hai usato anche il caffè in cottura, perché normalmente si utilizza il brodo per di verdure fatto in casa, mi raccomando, senza usare quadrettini o cose strane che troviamo già pronte. Facciamo un brodo di verdure, quindi se è una carota, cipolla, quello che ci avanza si fa il brodo vegetale. Invece del brodo vegetale, infuso di caffè fresco. Okay. E il vino si utilizza prima nella sfumatura, come quando sfumiamo, quando andiamo a tostare un riso con olio, cipolla, quello che volete, burro, sfumiamo con il riso e poi si mette un brodo di carne, un brodo di pesce, se usiamo di gambero, quindi un brodo di teste di gambero che sono molto saporite, perché anzi è la parte più saporita dei crostacei. In questo caso ho messo il caffè come brodo e il vino serve per sfumare, per alzare un po' il pH, per dare un po' più di acidità alla ricetta. Tutto qui. È importante in alcune ricette di pesce, poi come tutto, come tutti i piatti, c'è chi li ama e chi li odia, c'è chi lo ama negli spaghetti alle vongole, chi lo odia, chi li preferisce in bianco, chi senza pomodoro, ognuno ha i suoi gusti. Come alternativa, in caso se qualcuno non volesse utilizzare il vino per questa fase, no, possiamo non metterlo, sì, sì. Ah, si può, ecco, quindi insomma, come involontariamente ho fatto io. Come? Benissimo. Senti Alessandro, io approfitterei del fatto che se qui già ci hai fatto questo escursus interessantissimo sui colori e sulle proprietà anche dei prodotti che ci sono dietro, a dimostrazione di quanto studio, di quanto ragionamento c'è dietro un piatto. Ti volevo chiedere qualcosa anche sulle tecniche di cottura. È vero che anche lo stesso prodotto può assumere dei risvolti diversi, può essere più o meno digeribile, più o meno può conservare maggiormente le proprietà o meno in funzione delle tecniche che utilizziamo per trasformarlo. Certo. Quali sono le tecniche? Noi possiamo fare degli ottimi danni o delle ottime ricette. Possiamo anche avere un grande prodotto e distruggerlo. Faccio l'esempio della pasta, chi ha problemi di glicemia ma anche ovviamente di diabete. Chi mangia la pasta in bianco, gli spaghetti in bianco a mensa, è la peggior cosa. O chi mangia il riso bollito, spesso quando nelle mense la mattina, il riso bollito, sto leggero. Al di là che magari è stato fatto nella grande preparazione delle mense, noi in bollitori dove magari sono state cotte altre cose, paste, nulla non vuol dire. Ma mangiato in bianco ti impatta di più sull'indice glicemico, perché noi quando un risotto lo andiamo a mantecare, a sfadellare, o una pasta, la andiamo a mantecare con un elemento di olio e altre verdure, pomodoro, quello che volete, l'indice glicemico si abbassa, è un, diciamo è un processo scientifico. In più, se lo mangiamo al dente, è ancora più digeribile e impatta meno. Poi, di tanto in tanto, scegliamo anche dei grani integrali, scegliamo delle paste con dei germi, dove c'è crusca, perché fa bisogno, come hai detto tu prima, di elementi naturali, ma soprattutto della crusca e della fibra che si mangia poco o niente, ma anche le verdure, ecco, anche la lattuga romana o le cappuccine romane, spesso e volentieri per sbrigarsi, come prendere sul mercato queste buste già pronte che arrivano dall'altra parte d'Italia, ci sono tante buone, tante non buone, chiaro che poi in tante occasioni vince il prezzo, e quindi mangiamo sano, mangiamo italiano, mangiamo locale, qui siamo a Roma, nel Lazio, scegliamo i prodotti del nostro agroalimentare, che è giusto che penso venga fatto in poi tutte le regioni d'Italia. Assolutamente. Ma questo suono che non so se gli amici a casa l'hanno sentito. Sono le piastre a induzione. Le piastre a induzione che però induzione, se qui l'abbiamo spente, se non serve che praticamente più, quando viene messa in un lato dove non prende la padella a induzione, la piastra induzione ti dice che non funziona. Pensa, ecco, io per quanto allora, posso essere poco esperta, quindi sentivo questo suono di... Mi dice che hai messo male la padella. Allora ti manda un segnale, magari io avessi degli aiuti in cucina così anche in questo senso. Dicevo, quindi le tecniche di cottura, le materie prime...
locali. Io volevo chiederti anche le quantità, secondo me no, anche questo terrorismo che è stato fatto di recente, diciamo, da paesi esteri che forse vogliono un po' tirare l'acqua al proprio mulino con queste metodiche, no, che si cerca di introdurre in etichetta, semafori, luci rosse, colori rossi per pericoli, quando la dieta mediterranea è una delle diete, voglio dire, credo migliori, no? Al momento. Guarda, noi, allora noi cosa vogliamo sostenere invece come controproposta? Magari un'attenzione ai quantitativi dei nostri prodotti bandiera, perché ovviamente se uno mangia un chilo di pecorino magari può avere qualche problema, se ne mangia, come dicevi tu, 100 grammi, ecco. E guarda, noi in quel momento, come Federcuoli, abbiamo attaccato apertamente, ma anche Alessandro, io ho dichiarato di usarlo per le strade, il semaforo, lì è comodo, lì serve, lì si evita di rischiare vite, andrebbe anche rispettato per le strade, come tante altre cose. È nato da alcuni scienziati del Parlamento europeo e della Commissione europea, che chiaramente non erano italiani, ma erano tedeschi, erano belgi, erano francesi, che faceva comodo alle loro amicizie, delle loro multinazionali, dei loro paesi. Per quale motivo? Perché si andava nei supermercati esteri, quindi della Francia, del Belgio, della Norvegia, della Germania, dove sono stato per lavoro e quant'altro, quindi vai lì e trovi la bevanda più usata nel mondo con il bollino verde, trovi ovviamente tutti i prodotti con grassi idrogenati, con olio di palma, con colza, i palmisti che fanno ancora, sono ancora più saturi dell'olio di palma, con il bollino verde, trovi tutte le bevande gassate con il bollino verde perché utilizzano altri elementi simpatici, no? Come l'aspartame, che fa ancora peggio dello zucchero di canna, e poi trovi il prosciutto di Parma italiano, trovi il parmigiano italiano, trovi l'olio extravergine di vetro col bollino rosso, perché lì calcolavano la percentuale dei 100 grammi. È chiaro che io, se mi compro un litro d'olio al supermercato, non mi bevo tutto questo litro d'olio, e quindi è ovvio che secondo i professoroni della Commissione del Parlamento Europeo era bollino rosso. Invece la lattina della bevanda gassata è verde, perché non ha l'aspartame e altri prodotti che fanno male, ed è in 100 grammi è uguale, e quindi calcolavano queste grammature per l'apporto calorico, e quindi era una follia. Poi dopo il semaforo è nato il Nutri-Score, altri scienziati per altre cose. Quindi è chiaro che tutto questo è stato fatto per andare a contrastare, a depistare, a deviare il consumo anche dei prodotti italiani. Quindi ci deve essere una fermezza, secondo da parte mia, dei parlamentari europei italiani, che dovevano, alcuni forse politici l'hanno fatto, altri un po' meno, però ecco. Bisogna sostenere veramente i nostri prodotti, perché sono buoni e fanno bene. Anche se devo dire diciamo, magari ci sono queste tattiche, ma poi se guardiamo il valore dell'export dei nostri prodotti e se guardiamo la passione con cui i popoli di tutto il mondo si avvicinano alla cucina italiana, credo che ci sia anche poco da temere in termini di immagine e in termini, no, di consapevolezza della qualità. No, ma lo stesso vale anche per una bottiglia di vino, ecco, se sono solo a casa uno apre una bottiglia di vino, poi non te sta bevuta, però l'apre, e quindi quella bottiglia di vino non deve farsi un bel rosso, perché magari forse c'è il rischio che me l'ha bevuta da solo, e quindi no, sono delle cose folli e particolari, certo. Però ecco, il mondo è bello perché vale, è bene poi scendere in campo, no, e soprattutto essere consapevoli noi consumatori, essere comunque molto attenti, come diceva Alessandro prima, leggere bene comunque le indicazioni in etichetta senza farsi fuorviare comunque da immagini o dai claim che saltano agli occhi. Allora, questo piatto è completato. Io non so, tu vedevo che mentre parlavi con me osservavi. Io l'hanno già impiattato, qualcuno lo sta addirittura degustando. Quindi sono andati oltre. Sono andati oltre la pace. Non so se qualcuno aveva qualche domanda sulla preparazione o rispetto alle cose che aveva detto Alessandro, se c'era qualche curiosità, altrimenti poi Alessandro con la mascherina passerà tra voi e verrà anche a vedere da vicino il risultato
di questa lezione. Io intanto ti ringrazio tantissimo, è stato veramente un incontro denso di contenuti, quindi lascerei comunque liberi le persone collegate nella diretta e quindi ti concederei all'aula per l'ultima parte. Allora vado a vedere i piatti, vado a dare qualche suggerimento. C'è una domanda, prego. Certo, e quelle sembrano olive, ed è giustissimo, ed è un caffè crudo che sembra l'oliva di Gaeta, l'oliva di Itri, quindi un caffè crudo dove vengono lasciati in infusione in acqua fredda un'ora, poi viene riscaldato, portato a ebollizione, faccio tipo un infuso, e poi viene in questo caso filtrato e cotto. È sempre lo stesso prodotto, uno è filtrato e uno no, quindi quello filtrato è ottimo come bevanda di tutta la bella fredda. Quello non filtrato, che si usa sempre come bevanda, io ci ho cotto un orzo perlato per dare più gusto, sapore, soprattutto in questo momento di grande caldo dove ci servono tanti elementi importanti per contrastare le alte temperature, non utilizzare quindi una bevanda di caffè fredda è rinfrescante, è rigenerativa e in questo caso caldo, è molto rigenerativo perché ti dà un ottimo potere piuttosto di usare tante altre bevande particolari che non diciamo. Se invece usassi un grano, cioè un infuso al pepe invece che al caffè? Il pepe c'è chi piace e chi non piace, e il caffè ha proprietà completamente differenti, alcuni pepi hanno proprietà aromatiche e può essere un'ottima idea, certo, può essere. Però cambia un po' cambia un po' ha un nome, ecco, questo ha un nome, questo il caffè crudo. Ha un nome il piatto, l'orzo, così l'avevo detto in chiusura di collegamento, sì. Il orzo perlato mantecato con delle zucchine, fiori di zucca, quindi scorza di limone e pomodori candini. Bene, nel video che verrà postato tra qualche ora su YouTube troveranno anche le persone tutti gli ingredienti e di questa presentazione. Io ti ringrazio. Grazie a voi, della Regione Lazio, l'Arsia, per questa splendida iniziativa, questa splendida location. Speriamo di vederci qui in qualche altra cosa o in giro per l'Italia, in qualche fiera d'Italia del mondo. Grazie Alessandro. A vedere i piatti. Grazie, intanto farei un applauso per la tua perizia, grazie.